Ciao amici, benvenuti o bentornati nel mio canale se è la prima volta che mi seguite. Oggi continuiamo a parlare di un argomento che abbiamo già affrontato nelle precedenti review, ovvero di orologi, e parliamo di questo brand di orologi qui, Charlie Paris. Un brand che ho contattato personalmente nella loro pagina Instagram, in quanto sono rimasto davvero colpito dal modello che poi andremo a scoprire insieme. Ed ho chiesto proprio la possibilità di recensirlo, quindi di averlo nelle mie mani. La loro area marketing Giulia è stata molto molto carina, mi ha risposto subito, mi ha fatto scegliere il modello e me l'ha inviato, come vedete, con un biglietto personalizzato scritto a mano, quindi davvero molto molto carino e molto interessante per chi lo riceve. Vuol dire che l'azienda dà molta attenzione al dettaglio e alla cura sul cliente. Allora giriamo la telecamera, andiamo in presa diretta sull'orologio e vediamo di recensirlo insieme, di farvelo scoprire nella maniera migliore e nei suoi dettagli. Secondo me è un orologio davvero da scoprire. Andiamolo a vedere. Eccoci qua in presa diretta sulla confezione, quindi andiamo a fare un rapido unboxing dell'orologio. Eccolo qua, con all'interno il bellissimo orologio che poi andremo più nel dettaglio a vedere. Insieme alla confezione, ovviamente, abbiamo il cartellino della garanzia di Charlie Paris, una garanzia che dura per ben 2 anni. Il classico manuale di istruzioni all'interno, dove potete leggere tutte le funzionalità dell'orologio. Ora noi andremo a recensirlo così, diciamo alla larga, e qui troverete più tutti i dettagli del funzionamento dell'orologio, del cinturino e quant'altro. E come vi dicevo, il bellissimo bigliettino ricevuto da il team Charlie, scritto a mano, davvero molto molto piacevole. Andiamo ora in presa diretta, eccolo qua sull'orologio, lo andiamo a sfilare. La pelle già al tatto è davvero morbidissima, una pelle davvero molto curata. Guardate che bello, un orologio meraviglioso. Allora, parliamone un po' nel dettaglio. Partiamo dalle misure. L'orologio ha una cassa di 40 mm. Ha un lag to lag di 44,9. L'ho misurato perché dal sito internet credo, se non erro, che indichi 48 mm, ma in realtà è un 44,9-45 mm. Ha uno spessore, come potete vedere, importante, che è di 13 mm. Questo orologio monta un Miota serie 9, quindi diciamo che lo spessore, tra virgolette, purtroppo è necessario. E il fondello è a vista con il rotore Charlie Paris e con il movimento Miota ben visibile. Guardate che bellezza, 28.800 alternanze ora, quindi davvero un movimento che va molto ma molto bene. La qualità del cinturino è eccelsa, il cinturino è di pelle di struzzo, come vediamo. Una larghezza del cinturino che viene montata di 20 mm, quindi facilissimo da sostituire e da trovare aftermarket in qualsiasi versione voi vogliate, quindi molto molto comodo. Il 20 mm si può abbinare a qualsiasi tipo di orologio. Questo modello viene chiamato Initial Day, giorno e notte, Day Night, infatti viene scritto, oppure Jour et Nuit in francese. Ha un'impermeabilità di 3 atmosfere, quindi diciamo che non è sicuramente un diver, non è un orologio che diciamo gli piace l'acqua e cerchiamo di tenerlo lontano dall'acqua, e comunque è di 3 atmosfere. Monta un vetro zaffiro piatto antiriflesso, come vedete, molto molto bello. Il quadrante in questa versione, in questo Initial Day Night, è blu, davvero molto bello, che con le luci del sole tende a virare in altre sfumature di blu, molto molto bello, davvero incredibile. La corona è a vite, come vediamo. La cassa è un acciaio, di acciaio 316L, tutta completamente lucida, non c'è satinature, non ci sono spazzolature. Secondo me, a differenza di altri che l'hanno criticata, secondo me è molto ma molto bella, in quanto
Il lusso deve essere lucido, deve luccicare, non c'è niente da fare. Quindi tutta questa linea che ha una cassa completamente lucida la trovo assolutamente azzeccata e perfetta per questa tipologia di orologio. Come dicevamo prima, il calibro è un Miota serie 9, 40 ore di riserva di carica, come vediamo anche dal quadrante Réserve de marche in francese 40. Il quadrante si presenta, come dicevo, con questo blu davvero molto berro, che era strema anche in altre varianti. È un quadrante sicuramente affollato perché, come vediamo, alle ore 12 troviamo la riserva di carica, alle ore 3 troviamo la data, alle ore 6 troviamo la complicazione day night, che non è da confondere con la fase lunare, in quanto questo orologio non è un fase lunare, ma è un day night. E a ore 9 troviamo il logo dell'azienda Charlie Paris, che ora lo andiamo a scoprire. Eccolo, vediamo un po', eccolo qua, bellissimo, davvero bellissimo. Corona a pressione, come vi dicevo, il calibro viaggia a 28.800 alternanze ore, è molto preciso, e davvero lo trovo che viaggia molto, ma molto fluido e molto molto bene. Secondo me questo orologio è davvero stupendo, adattabile a qualsiasi circostanza, sia in occasioni formali che informali, quindi sia da un matrimonio, faccio l'esempio, a un colloquio di lavoro, a un aperitivo con amici, davvero bellissimo. Poi questa pelle di struzzo marrone che si abbina perfettamente al colore blu del quadrante e alla cassa in acciaio lucida, lo trovo davvero per una combinazione perfetta. L'unica pecca, come dicevamo all'inizio, purtroppo è sì un pochino lo spessore, che 13 mm sono davvero davvero molti. Ora lo metto al polso, così sì, vi faccio vedere anche come veste in un polso da 16 centimetri e mezzo, 17 come il mio. La pelle è davvero morbida, eccolo qua, direi davvero perfetto. Unica pecca, un pochino, eccolo qua, lo spessore che tende ad essere un po' elevato, però davvero, davvero molto, molto bello e raffinato. Il costo di questo orologio è di 625 euro. Per chi fosse interessato, vi lascio poi il link in descrizione di Charlie Paris, andate a acquistarlo, ci sono anche altri modelli in collezione, vedete voi, insomma, io ve lo consiglio, il prezzo è tanto poco. Dipende da voi, il feeling dell'orologio è tutta una questione personale. Ora ci ritroviamo per fare le conclusioni finali. Eccoci qua di nuovo insieme per le conclusioni finali con il mio Charlie Paris al polso. Guardate che bello, io lo trovo perfetto anche così con una camicia, davvero molto ma molto bellino. Come vi dicevo, il prezzo è di 625 euro. Con questa variante di cinturino, poi c'è la variante con il cinturino in pelle di struzzo un pochino più particolare che costa, se non erro, 60 euro in più, quindi andiamo ai 685 euro. Poi c'è con il cinturino Milano e altre versioni che potete scoprire direttamente dal loro sito internet. Che dire, per me un orologio che assolutamente vale il prezzo che costa, perché nel mercato troviamo davvero degli orologi che non hanno queste tipologie di complicazioni e hanno un prezzo tendenzialmente similare. Questo ha, come ricordo, la riserva di carica a ore 12, la data, la complicazione giorno e notte, ha il logo dell'azienda, comunque un'azienda giovane che tende a fare tutti orologi premium, comunque di entrare in quel segmento, in quel mercato, quindi diamo sicuramente una mano a questa azienda, un'azienda che realizza prodotti davvero ben fatti. Charlie Paris, ottima scelta. Vi lascio il link in descrizione, fatemi sapere poi quale avete acquistato qui sotto nei commenti e se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Ciao, a presto!